Quasi nessuno si sarebbe aspettato di vedere Arasseno il vincitore dell'Isola dei Famosi 2024. C'è anche chi ne era certo, vista la fama di Terra Amara, ma, sicuramente, l'attore non era un naufrago pigro che se ne stava con le mani in mano. Tutti vedevano Edoardo Stoppa come vincitore. Ma che fine ha fatto oggi? La vittoria dell'ex inviato di Striscia la Notizia forse avrebbe destato ancor più critiche perché il pubblico, almeno gran parte, ha sempre visto in Edoardo Stoppa un raccomandato. La verità non si sa mai in certi casi, spesso sono solo dicerie degli hater. Fatto sta che dopo l'Isola dei Famosi 2024 è sparito dai radar. Intervistato a caldo appena dopo il verdetto della finalissima e ancora con i piedi sulla sabbia e le urla di Arasseno e degli altri ex naufraghi, Edoardo Stoppa non era riuscito a nascondere l'amara delusione ed è stato trasparente nell'ammettere che non si sarebbe aspettato un finale di questo tipo, ma tutt'altro e il tutto è stato subito chiaro, sperava fermamente lui di trionfare. Un colpo di scena alquanto inaspettato. Appunto nelle ultime ore qualche fan si era persino preoccupato perché il 54enne dopo l'Isola dei Famosi 2024 si era letteralmente dileguato dai social. Ho fatto un po' di giorni di silenzio, sto tornando alla normalità ed ho avuto bisogno di dedicarmi alla famiglia e mi hanno coccolato. Dei 18 kg persi ne ho recuperati 7, mi impegnerò a recuperarne altri. Sono super felice e vi aggiorno su tutto, li ha così rassicurati l'interessato su Instagram. Comprensibilmente l'ex naufrago provetto sta recuperando forze, tempo, con i suoi affetti. Rilassati ne hai bisogno, ti rode per la sconfitta, stacca e goditi i figli, scrivono dei fan sotto al post.